Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori e importatori di birre e spirits craft. Oggi parliamo di Bohan Distillery, distilleria irlandese di proprietà della famiglia Cooney, situata a Droda, 40 km a nord di Dublino, nella Bohan Valley. The Whistler è la loro etichetta di Irish Whiskey. Con The Whistler cominciamo a parlare di modernità e innovazione della rinascita dell'Irish Whiskey. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori e importatori di birre e spirits craft. Oggi parliamo di Double Oak, The Whistler, il whisky, la small batch di triple distilled di Bohan Distillery, è un whisky quotidiano, un whisky che invecchia principalmente in botti di bourbon per poi subire un finishing in botti di sherry oloroso. Le botti di sherry oloroso che la distilleria Bohan ha a Droda, nel loro quartier generale, sono le botti che ha selezionato George Hepsey da Macallan Distillery. Quindi diciamo che è un whisky quotidiano, come ho detto prima, è un whisky a 40 gradi che si presenta con questo suo bel colore dorato, tutta la dolcezza del bourbon a naso, è solo un'introduzione alla rotondità che può dare lo sherry oloroso. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori e importatori di birra e spirits artigianali. The Whistler Oloroso Sherry Cask Finish è il primo della linea Cask Finishing di Bohan Distillery. È un blend, un premium blend, con 35% di malto d'orzo, 65% di altri cereali a tripla distillazione. Per quanto possa essere comunque un blend, un Irish è un whisky che si presenta con un colore naturale e non è filtrato a freddo. È un whisky che matura 4 anni in botti di bourbon first fill per poi finire per altri 6 mesi in botti di sherry oloroso. Per quanto possa essere semplice, una bevuta comunque abbastanza strutturata la presenta. L'olfatto è bello zuccherino, bello invitante. Una morbidezza sublime, un gusto lungo. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori ed importatori di birre e spirits craft.
The Whistler Marsala Cask Finish è uno degli esempi dell'innovazione della distilleria irlandese Bohan Distillery. È un single grain, small batch, che si presenta dopo aver fatto 4 anni in botti di bourbon first fill. Viene fatto maturare per altri 14 mesi nelle botti di Marsala. Le botti di Marsala sono le botti esauste, ricche, che rilasciano il colore naturale al whisky che versiamo nel bicchiere, tutta la dolcezza di un single grain, ben fatto, devo dire, giovane. Palato bello ricco, vaniglia, miele, anche un po' di albicocca appassita. È un whisky morbido nonostante i suoi 43 gradi. Un whisky quotidiano, un whisky che possiamo bere tranquillamente per affrontare qualsiasi momento della giornata. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Cuzziol Craft, selezionatori ed importatori di birra e spirits craft. The Whistler Bodega Cask è il primo single malt che Bohan Distillery presenta nel mercato a tripla distillazione. È un whisky ovviamente a colore naturale, non filtrato a freddo, ed è il primo whisky che Bohan Distillery decide di non maturare in botti di bourbon. È completamente maturato in botti di sherry oloroso. Questo single malt parla 100% irlandese perché l'orzo proviene dalla selezione di Lothian Family, una famiglia di agricoltori della Boyne Valley, che ha iniziato una collaborazione assieme alla famiglia Cooney, i proprietari della distilleria. È un whisky che si presenta con il suo colore oro acceso, quasi ramato. Tutta la completezza, la pienezza dello sherry oloroso si presenta già a naso, ad olfatto. Ed è solo l'introduzione della rotondità che può dare a palato. Un whisky che presenta comunque delle note di cioccolato. E note anche leggermente legnose che vengono sicuramente poi coperte da gusti come frutta passita. Vaniglia. Un whisky pieno, un whisky four season. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Cuzziol Craft, selezionatori ed importatori di birra e spirits craft. The Whistler PX I Love You è la dichiarazione d'amore che il team di Peter Cooney, Michael Walsh, Matt Healy della distilleria Bohan hanno dichiarato alle Hogshead di Pedro Jimenez che hanno selezionato. Questo single malt a tripla distillazione è l'emblema della tecnologia, dell'innovazione che l'Irish Whisky sta presentando al mondo. E la distilleria del fischiatore di The Whistler si presenta con questo single malt
maturato in botti di bourbon first fill per 4 anni e facendogli subire un finishing di appena 9 mesi nelle Hogshead di Pedro Ximénez. Le botti di Pedro Ximénez, quando arrivano in distilleria, hanno ancora il fondino, sono ancora impregnati, i legni sono ancora impregnati di Pedro Ximénez. Figuriamoci cosa può lasciare poi a questo whisky. Olfatto bello, rotondo, deciso. Tanto rotondo quanto facile da bere. È un whisky facile, non è un whisky da perderci delle ore da meditazione. È un whisky che comunque presenta le sue bellissime note di cioccolato, delle bellissime note di frutta appassita, tutta la mediterraneità dello sherry. Ciao, sono Dario Crisci, area manager di Kuzioll Craft, selezionatori ed importatori di birra e spirits craft. Oggi parliamo di The Whistler 7 anni Cask Strength. Sit and Whistle a While è lo slogan che Bohan Distillery dedica a questa etichetta. È un single malt a doppia distillazione, piuttosto insolito per essere un Irish whisky, che matura 5 anni in botti di bourbon first fill per poi finire, fare un finishing di 2 anni e mezzo in botti di sherry oro rosso. È una scelta, era un sogno che aveva Peter Cooney, proprietario della distilleria Bohan Distillery, prima di iniziare tutta la loro avventura familiare nella distillazione. Distillazione, tra l'altro, che viene prodotta con alambicchi italiani, alambicchi installati dagli artigiani di Green Engineering, produzione di Siena. Sono alambicchi piuttosto innovativi per la distillazione dell'Irish whisky. È un whisky che oggi non apriamo perché qui da Acquavite troviamo probabilmente le ultime 6 bottiglie nel mercato italiano. È un whisky che si presenta a 59 gradi, colore naturale, non filtrato a freddo. È un whisky che ha bisogno un attimo di allenamento per essere consumato. 59 gradi non sono soliti da poter bere. Un cask strength ha bisogno di capire un attimino le sfumature che un whisky del genere può presentare. Sicuramente le note di sherry si sentono sia ad olfatto che a palato. È un whisky che possiamo tranquillamente abbinare comunque a qualsiasi pietanza durante la giornata. Consiglio anche come utilizzo per determinati cocktail, perché no, dei cocktail ben strutturati.